L'alba dorata di un nuovo giorno. Giuseppe apre gli occhi. Il solito risveglio, pensava Giuseppe. La solita cucina, la solita moka, il solito caffè nero. Una classica mattina italiana. Una splendida giornata di sole. E non c'è neanche un negro. Cosa? Allegro. Era molto allegro. Era agitatissimo. La sua voce tremava mentre chiedeva a Marika... Eccolo. La senti? Sì. Beh? Come beh? Che ti pare normale? Teso, una su Olifanza c'ha 3 vagine. Quello non è normale. Questa è una voce narrante. Che dice cose che non penso, che sono terribili, capito? Tipo? Sotto quel cielo terso rifletteva che bisogna condannare tutti i totalitarismi, il fascismo, ma anche il comunismo. Sono stati entrambi regimi sanguinari. Quella notte non riusciva a dormire. Un pensiero continuava a frullargli in testa. Perché il 25 aprile non poteva essere la festa di tutti gli italiani? Voglio dormire! E continuava a chiedersi perché non si fanno film su personaggi di destra come D'Annunzio o Oriana Fallaci. Ma li hanno già fatti! È quello che... Ma li hanno già fatti! Una proposta? Riprendiamoci un pezzo di Libia e usiamola per controllare le coste. Conquistiamo un pezzo di Libia? Davvero? Gesù Cristo. E questo solo venendo qua. Ma ci hai pensato a vedere uno specialista? Ciao Giuseppe. Ehi. Ciao Olivia. Non si sarebbe uniformato al pensiero unico. Per lui la famiglia era formata da un papà e una mamma. Il resto gli dava la nausea. Questo è quello che io non penso, per esempio. Ecco, io non ho mai, mai pensato. C'ho un sacco di amici gay come voi. E... Grazie. Guarda, Chia, penso come te. Dottore, io... non ne posso più. E le foibe. Il 25 aprile. Dio, patria, famiglia! Come faccio a mettere a tacere questa voce tremenda? Mi spiace tanto. Ma non capisco perché lo sta chiedendo a me. Lei sta cercando il mio omonimo, Ludovico Lanfranchi, lo psicologo. Io sono Ludovico Lanfranchi. Il botanico. Allo studio qui a fianco. Non si sentiva teso in quel momento. Fin dall'inizio sapeva che il dottore avrebbe pronunciato le parole che da tutta la vita aspettava di sentire. Vede, signor Giuseppe, obiettivamente questa voce, sì, dice delle cose scomode, ma... non possiamo disattivarla. Quindi forse è il caso di... cominciare ad ascoltarla. Ma in che senso, dottore? Sì, forse questa voce le sta dicendo qualcosa del suo intimo, qualcosa che una volta riusciva a contenere, a reprimere, ma adesso non riesce più. Mi dica la verità, Giuseppe. Lei ha votato Calenda, è vero? Oh, ecco, e allora, dopo tanti anni passati ad abbassare la testa, lei finalmente può assecondare i suoi più bassi istinti. Lei finalmente può dire, non più sussurrando, ma a gran voce, la flat tax è bella! No! 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 Il prossimo... Giuseppe! Smetti. Giuseppe! Ormai ho deciso, basta! È contagiosa! Che cosa è contagiosa?
non voleva abolire o modificare la legge sull'aborto, voleva solo applicarla integralmente. E in quel momento capì che non era più solo.